Ciao a tutti, io sono Stew Energy e benvenuti in un nuovo episodio speciale crossover incrociato dove andremo a vedere sia Wind River sia un episodio speciale della guida avanzata. Perché? Perché andremo ad esaminare in dettaglio come fare e come trasformare una serie di villette vanilla, la cosiddetta zona suburbana, le suburbs, come le trovate nominate in giro, in suburbs dettagliate. Quindi andiamo a prendere la zona centrale e andiamo a renderla un po' più bella, un po' più interessante. Allora, andiamo a prendere questa zona, per esempio questa che è piccola. Allora, la zona vanilla va a spawnare le cose in maniera assolutamente autonoma. Un po' di questi asset potrebbero essere anche molto 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 non vanilla. Allora andiamo a prendere un attimo il nostro picker e andiamo per esempio a vedere, ecco, questo qui direi che no, questo è vanilla. Andiamo ad esaminare un po' a campione. Questo direi che è a vanilla pure questo. Se io schiaccio picker, tu... Bravo. Vi apre Find It, ve lo fa vedere. No, direi che forse sono tutti vanilla. Perché avevo il sospetto, ho visto comparire delle cose che non sono vanilla. Allora, per esempio, se a noi non ci piacciono tutto questo tipo... strano, quindi questo mix, possiamo anche andare a giocarci un po'. Per esempio, queste tre cose. Allora, innanzitutto andiamo a perdere un po' di gentaglia, però andiamo a distruggere queste case qui e andiamo a mettere, invece che le zone, andiamo aprire il nostro Find It, andiamo a cercare una casa che ci piace e andiamo ad unirla, andiamo a metterla qua dentro. Per esempio, allora questa qua è piccolina come questa, vogliamo la dimensione più grande, andiamo qua e gli diciamo, allora, una 4 per esempio, andiamo a prendere solamente, allora questa è quella che non mi piace, e piano piano voi andate a decidere, no? Per esempio, ci deve stare una 4, non ci sta, come vedete. Allora mettiamo una 3, mettiamo una bella villetta a 3, questa è assolutamente diversa, quindi non... Ecco, questa potrebbe essere interessante. Questa potrebbe essere interessante. Poi andiamo per esempio, queste le teniamo, questa la teniamo. Queste non mi piacciono, quindi andiamo a togliere queste due. E andiamo in non a zonarle così, ma allora anche questa unita così è veramente orribile, quindi queste due non vanno bene. Andiamo a togliere le zone e andiamo a selezionare per esempio delle belle villette a 4. Questa vediamo come viene, questa potrebbe venire anche un po' più carina, sì, potrebbe essere un'idea. E poi col Move It l'andiamo a spostare, come vedete la potete spostare un attimo più in là e il vialetto rimane. Poi qui per esempio potete ottenerla così, oppure potete anche fare
potete scegliere un'altra casetta a due, quindi mettete le due e potete provare a farne comparire una. Allora vediamo, questa è diversa, questa è piccola, andiamo a vedere se riusciamo a trovarne qualcheduno. La prima direi che questa non mi piace, questa direi che potrebbe essere interessante, questa potrebbe essere interessante, e queste sono troppo grandi e hanno uno stile diverso. Queste sono quelle university. Andiamo a provare a mettere, per esempio, ecco, per esempio questa. Qui per esempio ci possiamo mettere, ecco, potremmo mettere queste case. Qui ci mettiamo, ce ne mettiamo un'altra come questa. Qui ci mettiamo queste da due. Andiamo, come vedete, andiamo innanzitutto a scegliere le case che vogliamo. Ricordiamoci che quando andiamo a metterle col Find It vengono historical. Bene. Se poi per esempio non ci piace questa, facciamo esattamente la stessa cosa. Questa è una casa che non è che viene proprio bene qui. Questa cosa possiamo andarla a governare in questo modo. La possiamo anche spostare. Quindi l'abbiamo zonata così, la possiamo spostare. Anche questa la spostiamo. Poi facciamo una cosa, andiamo col Bob. No, col Bob, così. Andiamo a selezionare un po' di cose. Allora, andiamo qua e poi ci vuole assolutamente pazienza. Andiamo qua, mettiamo individual prop solamente per questo. Va bene? Mettiamo gli alberi. Per esempio, tutti questi cespugli bush, andiamo a cercare dei cespugli qua e andiamo a mettere, per esempio, dei bush piccolini. Per esempio, ecco, per esempio questi, come vengono, ci andiamo a mettere sopra. Secondo me vanno bene. Tutti non si possono selezionare, però proviamo a fare così. Proviamo a mettere questi. Invece per esempio per l'albero possiamo per esempio cambiarlo, ci mettiamo per esempio un leafy, per esempio, con un sacco di foglie. Ecco, questo potrebbe essere un'idea. Potremmo mettere per esempio questo e abbiamo cambiato assolutamente faccia al nostro asset. Facciamo la stessa cosa per tutti gli altri. Ovviamente andiamo a prendere tutte queste varianti e ci andiamo a mettere delle cose che sono un po' più belle, un po' più che hanno un po' più carattere, che hanno un po' più grafica. Quindi invece di metterci dei bush ci mettiamo. Allora, l'alder non mi piace. Ecco, ci mettiamo un pino. Bene. Questo uguale, ci vuole un qualcosa di piccolo. Questo è un pino troppo grande. E questo è immenso. Questo, bello, mi piace. All trees in this type of building. Ok, sì. Possiamo anche metterlo così.
Così siamo a posto. Eccoli qua. Mano a mano, come vedete, andate a togliere tutti gli alberelli maffi. Quindi, togliendo gli alberelli maffi, ci mettete degli altri alberi molto più belli, molto più... Questo è il poplar, questo non mi piace, questo sì, questo si può mettere, ecco, per esempio, ci mettiamo questo, troviamo un po' di varietà, qui ci mettiamo il... no, questo è troppo grande, come vedete, sono giganteschi. Questi sono i large, small, direi che questo è meglio, ecco, esatto. Ci mettiamo gli small, come vedete li prendete, li sostituite, potete anche sostituire le siepi, vedete queste orribili siepi vanilla? Vediamo se riusciamo a sostituirle. Allora, hedge. Andiamo a cercare delle hedge, eccole qua, per esempio questa già è, come vedete, conforming vuol dire che segue il terreno, questa è un po' troppo lunga, direi che questa mi piace, questa devo dire che mi piace. Se volete le potete togliere, se non vi piacciono andate qua, mettete probabilità 0 e la togliete. E poi andate qui, selezionate, allora togliete la selezione da qua, togliete la selezione, cercate hedge, come vedete ci sono tutte quante le siepi. Se andate a selezionare una siepe, e poi andate a selezionare il toggle mod, a questo punto, se voi partite, mettete un anarchy e partite, lo andiamo a vedere, dovrebbe riuscire. Questa non si mette, andiamo a prenderne una che riusciamo. Allora, il Propline Tool, allora andiamo a diminuire lo spacing, ok, un po' di più, 4, così per esempio riusciamo a fare una, ad unirle, oppure andate normalmente e andate a metterle. Le mettete in questo modo e avete messo una siepe diversa, una siepe più bella, un po' meno maffa della precedente, magari ne potete aggiungere anche un'altra, potete anche aggiungere magari la siepe qua davanti dove non c'era, quindi cambiate proprio il tipo di costruzione. Questo è un po' un problema. Vediamo se riusciamo a metterlo così e poi a metterlo così. Esatto, leggermente. Leggermente così. Andate a cambiare piano piano, ci vuole il tempo, ci vuole la pazienza, andate a sostituire tutto quello che dovete, poi potete anche andarlo a dividere, quindi andate qui, Find It diventerà il vostro amico, vi dovete solo ricordare che cosa andare a cercare,
Per esempio ci sono le fence, tutte queste che vedete sono asset che io ho scaricato e questi sono scaricati quando li trovate con la chiavina inglese di Steam, oppure li trovate in questo modo e sono invece di Parklife, sono di Industries e così via. Questi sono quelli base. Se voi andate a prendere, allora, per esempio, la Natural Reserve è questa, e per esempio la Modern Fence, questa che cos'è? È praticamente un muro. Sì. Andiamo a cercare se riusciamo a trovare qualcosa. Questa è quella vanilla, vedete? Sì. Voi togliete il vanilla, vi fa vedere solo quelle personalizzate o quelle dei content creator pack, che come vedete questa come verrebbe. Questa mi piace. Vediamo se riusciamo con questa e a mettere questa, se viene, non capisco come mai viene a questo modo assurdo, ma va bene. Allora riproviamo con la fence. Ho abilitato il toggle fence mode, ovviamente me lo stavo assolutamente dimenticando, e quindi in questo caso col fence mode, come vedete, lui vi va a fare assolutamente la divisione e avete diviso, per esempio, avete diviso questa casa, questa andate a tirarlo un po' più indietro a mano e questa diventa la vostra divisione. Prendete magari un'altra fence, un'altra divisione, magari non custom, andiamo a prendere le vanilla, c'è quella. Questa dell'amusement park direi di no. Questa, la bamboo fence, la possiamo far partire da questa parte. La facciamo partire di qua. Per adesso la dividiamo così, poi andiamo a mettere diversa, a mettere bene, eh? Poi vi girate, uscite con l'ESC, andate con l'M, andate a selezionarlo, vedete quando c'è il triangolino verde del vostro, e lo spostate piano piano indietro fin quando non va bene a coincidere. Se non volete vedere, adesso questo è venuto bene, se no lo selezionate, premete il CTRL e lo muovete. In questo caso, come vedete, andate a fare lo spostamento fine. Poi vi spostate, e qui per esempio c'è rimasto un po' di inizio, però non ci possiamo fare un pazzo di niente qua, direi. Se no dovremo selezionarli tutti con il maiuscolo, così, e andare a spostarli. Tenendo premuto il CTRL, li andiamo a spostare tutti così. Eccolo. In questo caso dobbiamo andare ovviamente a ritoccare. Non è un network, ricordatevi che i network sono quindi le strade, i percorsi dei parchi, ma ci sono anche delle mura che trovate sullo Steam Workshop che sono network. In questo caso, quando li andate a muovere, hanno una certa intelligenza a muoversi. Se non sono network, dovete muoverli sempre e comunque ad uno. Ricordatevelo questo. Quindi questo, se lo volete fare finire, lo dovete fare finire voi in questo modo. E questa è il recinto.
andate per esempio a farne degli altri. Questo come viene? Coi tronchi? Ne facciamo uno coi tronchi? No, perché magari questo qui non gli piace. Volendo, se volete farlo vanilla, potete usare questa e mettere una spaziatura esatto, due secondo me, ecco, questo è vanilla. Come avreste potuto fare voi andando pazzescamente a cliccare e fate ovviamente la vostra siepe col vanilla. Assolutamente, con tutta la roba vanilla, e la potete fare anche, per esempio, potete farla arrivare fino qua. Questa che non vi piace, aprite Bob, entrate, cercate qui Hedge e la andate a sostituire con un'altra hedge che non è vanilla, per esempio così. Questa è una, poi ne prendete un'altra, hedge 2. Andiamo a vedere come risulta, e risulta così, e non avete più la ugly hedge non vanilla, per esempio. Se non vi piacciono i parcheggi qua, allora potete anche togliere questi, andate qui. Allora, ci vuole un po' di più, perché o sapete come si chiamano questi, ma sono sicuramente qua, c'è tutto. Allora, parking spaces, eccoli qua, parking spaces, probabilità 0, e li abbiamo tolti. E non ci sono più i parcheggi qua dentro. Ok, e così via. Ci sono dei parcheggi di lato, andiamo a vedere se per caso li ho messi. A parte che ci sono questi, volendo li potremmo mettere qua di fianco. C'è il parking lot, sì, comunque potremmo mettere questi, assolutamente, è vero. Andiamo qua, facciamo una bella M, lo spostiamo, quindi come vedete è ancora più o meno vanilla. Andiamo qui e andiamo a mettere il nostro parcheggio. A cui ne possiamo aggiungere un altro, per esempio, e questi verranno visti assolutamente come vanilla. In questa parte centrale potete fare quello che volete. Allora, avendo abilitato l'anarchy, ecco, questa casa non ha il recinto, quindi andiamo a togliere questa, perché altrimenti, ecco, e questa l'andiamo invece a cintare. Andiamo a mettere un'altra. Andiamo a mettere un'altra hedge, possiamo mettere anche questa, visto che abbiamo trovato no, questa non mi piace, però è troppo regolare. Allora, la spaziatura qui è piuttosto dobbiamo fare la spaziatura molto larga. Eccola qua. Vedete che c'è lo spazio nel mezzo, quindi non è 10 ma è 9. Eccola qua. Abbiamo trovato la spaziatura giusta.
cambia, varia in base da uno all'altro. Allora questa la mettiamo così, lo facciamo venire qua, e questa è la proprietà del signore che va a finire fino qua. Ovviamente questa la dovremo spostare a mano, la spostiamo qui, e questo è il piccolo. Sono dettagli facili, voi probabilmente ve ne verranno in mente altri. Poi qui ci possiamo far passare anche un sentiero. Se noi andiamo nei sentieri, andiamo a cercare il nostro percorso, per esempio questo qua, gravel, andiamo a togliere lo snap, andiamo a mettere un anarchy perché così non abbiamo problemi, mettiamo una bella curva e può passare anche qua di fianco a casa del tizio. Quindi potete per esempio farla arrivare fino qua, e poi qua ci potete piazzare un, andiamo a vedere, un bel gazebo vanilla, se avessimo un city park. Non ce l'abbiamo, quindi non l'abbiamo sbloccato, però ce lo potremo mettere in seguito. Quando andiamo a fare un parco, allora qui dentro ci possiamo mettere tutto quello che vogliamo. Ci sono questi dettagli, possiamo andarci a mettere qualcosa di questi dettagli che avete già visto. Non è qui, ricordatevi di andare a togliere questo, e qui ovviamente vi andate a divertire a mettere un gazebo del genere. Potete aggiungere tutti i dettagli che più vi piacciono. Qui di lato potete mettere tutti i vari, per esempio, cassonetti per il riciclo, facendo magari un'isola ecologica, per esempio, no? La fate così, li mettete tutti e quattro in questo modo, così. Non saprei quello rosso cosa sia, però va bene. Poi andate ad allinearli. Andate a selezionarli. Li spostiamo un pochino più al centro. Poi prendiamo le fence, quelle alte, ce n'erano di alte, andiamo un po' a vedere. Modern fence, queste, ma non mi entusiasma. Ecco, per esempio, però mi piace di più la hedge. Mi piace di più la hedge. La hedge, c'è una hedge alta. Non ce l'ho. C'ho solamente questo, e quindi andiamo a cercare. Ci vorrebbe un tree piuttosto alto. Un albero piuttosto alto. E noi andiamo per esempio a prendere il medium e andiamo
a fare qualcosa del genere, andando a mettere invece che lo spacing 9, andiamo a mettere uno spacing piuttosto alto, ecco che andiamo ad isolare per esempio i bidoni e andiamo a fare una specie di isola ecologica. Eccoli qua. Bene. In questo caso abbiamo fatto, come vedete, abbiamo scelto gli edifici che volevamo, gli abbiamo fatto un minimo di dettaglio, poi ci possiamo fare tutto quello che vogliamo qui nel mezzo, possiamo anche aggiungere degli altri piccoli piccoli alberelli, per esempio, perché no? Li aggiungiamo così e così via. Possiamo aggiungerli, possiamo aggiungere invece che degli alberi, ecco per esempio questi qua leggermente più grandi, questo alla fine, ci possiamo mettere due alberi così che vanno a isolare da questa parte. Tutti quanti li possono, come vedete, quando li muovete c'è la rotazione automatica, quindi cambiano diverso per non essere tutti quanti uguali. E questa potrebbe essere una zona che avete. Potete anche togliere tutti gli alberi vanilla in più, possiamo togliere anche questi, così non ci sono problemi. Questo qua lo facciamo diventare per esempio questo. E ok, anche quello dietro, mentre questo qui questo alder lo facciamo diventare un alder però un po' più furbo, facciamo diventare un alder un po' più furbo, per esempio questo. E così via. C'è rimasto ben poco degli alberi vanilla, però quelli che ci sono ci stanno abbastanza bene. Abbiamo quindi dettagliato una prima parte. Potete già iniziare, se avete solo che vi serve solamente Find It, Ploppable Rico Revisited e le mod per fare l'anarchy, quindi per andare a selezionare l'anarchy. O tutte le mod le trovate in descrizione dell'episodio. Se vi è piaciuto questo doppio episodio di West River e diciamo guida avanzata, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, iscrivetevi a Discord e a tutti i social, postate i vostri parchi dettagliati, andate ad inventarvi le vostre zone suburbane dettagliate. Questo è solo un esempio veloce, assolutamente potete spostare tutto, fare una cosa organizzatissima anche andando ad usare solo la roba vanilla, oppure andandola a modificare come abbiamo fatto noi. Vi ricordo che queste guide sono fatte in collaborazione con Project Paradox Italia, un network Telegram i cui link li trovate nella descrizione dell'episodio, anch'essi, e tutti i miei social. Pollice in su, commento, iscrivetevi e abbonatevi se volete supportare il canale e tutte queste guide. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao ciao.